Ciao a tutti, sono Giovanni Battista Gallus, una delle altre parti di Array, studio legale di cui fa parte Carlo Piana, Alberto Pianon, Francesco Palomi Cozzi e Simone Aliprandi. Molti di voi ci conoscono già. Mi occupo di temi legati al diritto dell'informatica da più di un ventennio. Ahimè, non potevo dire di avere i capelli quando ho iniziato perché sarebbe una bugia, ma da un po' di tempo a questa parte mi occupo di Trojan a usi investigativi, di captatori informatici, per usare l'eufemismo che ha preso piede da un po' di tempo a questa parte. Di cosa parlerò? Parleremo di captatori, degli effetti collaterali della raccolta di Zero Day. Vi parlerò di un framework dell'Unione Europea che è stato pubblicato ad aprile di quest'anno e infine alcuni cenni sulla legge Orlando, la legge 103 del 2017 che riforma il codice penale, il codice di procedura penale e ha un comma che regola proprio, introduce espressamente i captatori informatici nel nostro ordinamento processuale penalistico. Quindi mi sembra il caso di parlarne ed è importante parlarne in questa sede. Ne ho già parlato ai privacy, ne ho parlato in vari convegni internazionali, è molto importante parlarne. Anche perché non è da oggi che ne parlo, mi autocito nel 2008, io e il collega Francesco Palomi Cozzi a e-privacy parlammo di captatori informatici a seguito di una sentenza molto importante della Corte Costituzionale tedesca che aveva creato il diritto alla confidenzialità e integrità dei propri sistemi informatici e telematici, proprio cancellando alcune norme che consentivano appunto l'utilizzo dei captatori per finalità investigative. Andiamo molto avanti nel tempo. L'anno scorso mi è capitato di parlarne a un altro convegno internazionale e segnalavo la cosa poco bella che gli stati si divertono ad accumulare zero day e questo potrebbe creare qualche problemino. Beh, lì ditemi voi se ho fatto una previsione facile o ho portato sfortuna. Poco dopo, WannaCry, l'accumulo di zero day da parte degli stati è spettacolarmente esploso grazie a quello che tutti voi conoscete, qui non c'è bisogno certamente di spiegarlo. E perché è così importante parlare di questo? Perché sono utilizzati pesantemente per finalità investigative. Io non parlo dell'ambito intelligence, parlo dell'investigazione, quindi del processo penale. E tant'è che è stato pubblicato un EU Policy Framework poco tempo fa, dicevo ad aprile del 2017, la parte italiana è fatta anche da professor Giovanni Ziccardi, con cui collaboro all'Università di Milano, ed è una lettura molto interessante. Fa il quadro dell'uso dei captatori, dei Trojan, per finalità investigative a livello europeo. E cosa dice questo policy framework? Divide da una parte le proposte di policy per i diritti fondamentali e la privacy e dall'altro le proposte per l'impatto dell'uso dei captatori sulla sicurezza in generale della rete. E qui cosa dice? Lo sintetizzo perché il tempo è poco e voglio parlare soprattutto della futura disciplina italiana. Questo framework mi dice che innanzitutto occorre fare una valutazione di impatto privacy prima di introdurre questi strumenti. Mi direte che è evidente che strumenti così invasivi è difficile che siano in qualche modo compatibili con la riservatezza. Ci vuole una base legale precisa e chiara, e questo è molto importante. Occorre valutare e controllare quali sono gli effetti e poi bisogna formare gli operatori. Addirittura si propone il fatto di fare un libro, una sorta di handbook, un manuale del bravo captatore o del bravo operatore di captatori per utilizzare questi sistemi. E un fatto molto importante, bisogna anche che ci sia un'informazione non solo degli operatori ma anche del potere giudiziario, dei giudici, dei pubblici ministeri e dei giudici. Perché? Perché succede
che i giudici, non solo la Cassazione, ma anche i giudici e i pubblici ministeri che devono utilizzare quei sistemi o ordinano l'utilizzo di quei sistemi, non hanno idea esattamente di come funzionino. Gli dicono ovviamente, beh, possiamo intercettare Tizio, possiamo fregarci nella cifratura, wow, che figata, usiamo. Del resto non ci sono grossi problemi, non capiscono quali sono, molto spesso non capiscono quali sono invece le implicazioni in tema di invasività dell'utilizzo di questi sistemi sui device, magari di persone anche estranee al reato, come spesso capita. E tra l'altro la parte importante di questo policy framework è anche il fatto che non si limita all'impatto sulla protezione dei dati personali, ma anche sulla sicurezza in rete. Quindi il fatto che l'utilizzo di questi sistemi possa impattare sulla sicurezza generale dell'ambiente informatico. Quindi innanzitutto in questo policy framework c'è scritto chiaramente: la cifratura forte non si tocca, non può essere toccata, non possono essere inserite backdoors. Quindi due punti importanti, cioè si legittima, tra virgolette, l'uso dei Trojan a finalità investigative, ma si dice attenzione, comunque la crittografia forte non si tocca, nessuno Stato può imporre delle backdoor per dei device e così via. Tra l'altro anche l'handbook dovrebbe contenere anche spiegare quali sono i rischi che l'uso di queste tecniche danno alla sicurezza in generale, e tra l'altro anche incoraggiare il dibattito, quindi parlare di questo, perché se voi, anche chi è del settore o soprattutto chi è del settore, sa che i Trojan sono stati usati dalla metà degli anni 2000, ma se ne è iniziato a parlare in Italia davvero solo nel 2015, o perlomeno ha fatto notizia giornalistica querela di Bisignani all'inizio del 2011-2012, ma prima venivano massicciamente usati per indagini di criminalità organizzata in particolare, ma sotto traccia, senza alcuna discussione. Ecco, il framework europeo dice no, bisogna parlarne perché sono degli strumenti particolarmente invasivi, quindi bisogna discuterne apertamente. Quindi sono dei punti abbastanza importanti. Questo documento io vi consiglio di leggerlo, non è legalese puro, quindi è abbastanza discorsivo, è human readable se vogliamo dire, e quindi vi consiglio di andarlo a leggere. Ecco, quindi possiamo immaginare come sarà questo practitioner handbook, questa è la mia versione, magari sarà Trojan Horse per il bene comune, o magari potrebbe essere Trojan Horse for Dummies, non lo so, vedremo quando verrà pubblicato. Andiamo a vedere quello che sta succedendo in Italia. È successo che è stata approvata la legge 103 del 2017, quindi la cosiddetta legge Orlando, che contiene una disciplina dei captatori a uso investigativo. Quali sono i punti essenziali? Innanzitutto non è definitiva perché è una legge delega, quindi il governo avrà 3 mesi di tempo a disposizione, stanno già decorrendo questi 3 mesi per emanare il decreto legislativo che regolerà effettivamente la materia. Quindi non abbiamo ancora la disciplina definitiva, abbiamo solo la legge delega. Punto fondamentale: regola solo l'attivazione remota del microfono. Di tutte le funzioni che io posso implementare con un Trojan per finalità investigativa sul device target, io posso per questa legge utilizzare solo l'attivazione remota del microfono. E l'altra questione è che si applica, lo vedete, esclusivamente alle intercettazioni di conversazioni tra presenti mediante emissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. Le parole sono importanti, e quindi questa disciplina si applica solo ai dispositivi elettronici portatili, e quindi, per assurdo,
se io voglio bucare, piazzare un Trojan sulla smart TV un po' troppo smart dell'indagato, non posso avvalermi di questa nuova norma perché la TV sì, la posso portare in giro, ma francamente non è un dispositivo elettronico portatile. Utilizzare il microfono che qualche genio piazza nello smart fridge, non si capisce per quale ragione, potrà essere fatto forse, ma non certo sulla base di questa normativa, che si applica solo ai dispositivi elettronici portatili. Quindi è importante questo. Non so se se ne siano resi conto di aver limitato l'utilizzo, però sta di fatto che la norma questo indica. E quando si può applicare? Perché questa è la cosa più importante. Uno dei requisiti fondamentali per l'utilizzo di questi sistemi è la proporzionalità, cioè io non posso usare un sistema così invasivo per andare a beccare, per esempio, chi ha fatto una diffamazione a mezzo Facebook. Io non posso devastare la riservatezza di uno o più persone semplicemente perché tutti noi sappiamo benissimo cosa contenga lo smartphone il tablet di qualcuno di noi. Contiene probabilmente la vita o comunque tutta una serie di informazioni ben al di là di quelle che sono eventualmente quelle di interesse per le indagini. Quindi, quali sono i reati per cui si può fare? Ci devono essere gravi indizi di reati, in particolare di alcuni reati particolarmente gravi, criminalità organizzata e terrorismo. Come dice qualcuno, questo è sempre il solito pedo-terro-satanismo, cioè quando si deve far approvare qualcosa si dice o è per la pedopornografia, o è per il terrorismo, o è per la mafia e passa tutto. Comunque, certamente per determinati ambiti è ovvio che la gravità dei reati incide. Però attenzione, siccome il diavolo è nei dettagli, questa norma dice qualcosa di più, dice si possono usare anche per tutti gli altri casi normali in cui possono essere fatte le intercettazioni di comunicazioni, tra virgolette, comuni, quando, e quindi anche nei luoghi di privata dimora, se lì si sta svolgendo l'attività criminosa. Ma se io piazzo un Trojan su un dispositivo portatile, come faccio a sapere dov'è e lì si sta svolgendo l'attività criminosa? Devo mandare il maresciallo dietro che lo segue e dice no, attenzione, sta andando a casa di terzi, spegni il Trojan. No, sta uscendo, sta andando a casa della zia, stacca immediatamente il Trojan. Sta tornando a casa ma si stanno facendo una pasta, quindi non c'è attività criminosa, spegni il Trojan. Ovviamente non è possibile. E attenzione, non regola l'acquisizione del GPS. Quindi io non è che possa automatizzare la funzione magari inserendo il perimetro, o perlomeno non sappiamo se si potrà fare. Il giudice deve comunque indicare perché è necessario per lo svolgimento delle indagini. Ma attenzione, questa è una roba, cioè i giudici avranno la formuletta per dire è necessario perché usa WhatsApp. Quindi c'è la cifratura, c'è crittografia end-to-end per cui devo usare i Trojan. Arrivederci e grazie. Lo può fare, ovviamente essendo intercettazione va fatta dal GIP, ma lo può fare anche il PM in casi di urgenza solo per i reati più gravi. Cosa prevede questa legge delega? Poi vedremo cosa prevederà il decreto. Innanzitutto l'attivazione del microfono deve essere fatta con un comando inviato da remoto. Quindi non basta inserire il captatore, ma ci vuole un comando, ci vuole il pulsantino, registra e via. Quindi occorre che venga avviato automaticamente. Poi questa registrazione deve essere avviata dalla polizia giudiziaria, però anche dagli ausiliari, quindi può essere fatta anche da società terze, sempre però su indicazione della polizia giudiziaria. Cosa che ai tecnici potrà fare orrore, nessun esplicito obbligo di logging. No, c'è solo scritto l'ora di inizio e fine della registrazione. Era già così per le registrazioni, per le intercettazioni normali. Non cambia niente. C'è scritto che le registrazioni però devono essere trasferite sul server della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni. Sì, certo, perché ovviamente le registrazioni passano direttamente sul server della procura, così chi viene intercettato ci mette 0, secondi a capire che è intercettato. Questo è naturale, prima di arrivare al server della procura faranno
tutti i giri possibili e immaginabili per evitare di far scoprire l'intercettazione. Altra cosa che evidentemente più appartiene alla magia più che alla realtà: una volta che termina la registrazione, il captatore deve essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile. Questo voglio sapere, se uno spegne il telefono, non ha più la device, come si fa? Non si riesce a capire. Però intanto queste sono le norme. E quindi io mi immagino, siccome è il maresciallo che deve chiedere di avviare, appunto, io mi immagino, tra l'altro, ci sono forze dell'ordine molto competenti, ce ne sono altre un po' meno. È evidente che chi gestirà queste intercettazioni sarà la società a cui vengono affidate, non certo gli operatori di polizia giudiziaria, che a volte purtroppo non hanno il livello di competenza sufficiente. Ripeto, ci sono forze dell'ordine competentissime, altre un po' meno. Ci sono alcuni limiti giuridici su cui non mi soffermo molto, nel senso che è però importante dire che possono essere usati solo per i reati oggetto del provvedimento autorizzatorio, quindi ci sarà un problema se cambia il reato. Però attenzione, è possibile anche in questo caso la pesca a strascico, cioè possono essere utilizzati anche per altri reati che venissero scoperti, se sono reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Quindi io metto il Trojan sul telefono di Tizio, acchiappo altre informazioni, se sono informazioni rilevanti per reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, li posso utilizzare se è indispensabile, e naturalmente il più delle volte diventerà indispensabile. Non si possono divulgare le immagini e i contenuti dei soggetti estranei, ma ci sono una serie di limiti che anche qui andrebbero approfonditi. La cosa che vedremo sarà più divertente è questa: i Trojan dovranno essere d'origine controllata e garantita, cioè dovranno rispettare i requisiti tecnici che saranno contenuti in un decreto ministeriale che sarà approvato dopo il decreto legislativo. Andremo a vedere cosa ci sarà in questo decreto ministeriale. Ma il punto fondamentale è un altro, è una questione giuridica su cui bisognerà valutare in concreto cosa succederà. C'è scritto che devono essere usati soltanto questi programmi, ma non c'è scritto appena di inutilizzabilità. Queste paroline magiche, per un avvocato e per un giudice, vogliono dire molto. Vuol dire che se io utilizzo un Trojan non conforme, non c'è sanzione, o potrebbe anche ritenersi che non ci sia sanzione. Perché soltanto non vuol dire appena di inutilizzabilità. E l'inutilizzabilità è una sanzione che deve essere espressamente prevista dal nostro codice di procedura penale. Andremo a vedere, magari mi sbaglio, nel decreto c'è scritto diversamente, ma via, vediamo un po'. Per chiudere, due parole sul cosa manca, e l'avrete capito. Non c'è nessuna regolamentazione per perquisizione online, key login, GPS monitoring e video recording. Cosa succede? Diventano immediatamente illeciti, non sono regolati, non lo sappiamo. Non c'è nessuna prescrizione sul logging, le attività sono eseguibili dagli ausiliari di polizia giudiziaria, quindi esattamente come sta succedendo adesso, non c'è nessuna trasparenza, non c'è un controllo, non è prevista una relazione al Parlamento e così via, e non c'è nessuna normazione sulle vulnerabilità. Se vengono usate degli zero day o altre tipologie di vulnerabilità, non c'è nessun obbligo di una successiva, eventuale e dopo un certo periodo di tempo, rivelazione delle stesse. E quindi lasciamo perdere la sentenza della Corte Europea dei diritti umani. Chiudo con le parole di Rodotà, che nel 2008 disse che la sentenza della Corte Costituzionale tedesca che avevo citato crea una nuova antropologia. Secondo Rodotà, sul nostro corpo fisico e tecnologico non possiamo mettere le mani. Le parole di Rodotà sono queste del 2008, non so se siano ancora valide, il principio è valido, la realtà forse è un po' diversa. Io ho concluso e vi ringrazio. Domande? Si sente? Sì. Non so se è un po' a latere come domanda, non so se in Italia esiste il principio del frutto dell'albero avvelenato nella giurisprudenza italiana? Assolutamente. Allora, il frutto dell'albero avvelenato, allora, per intenderci,
La teoria statunitense del frutto dell'albero avvelenato è che se io ottengo delle prove illecitamente, tutto ciò che a cascata deriva dalla prova illecita è invalido. In Italia il frutto dell'albero avvelenato normalmente è buono, diventa magicamente buono. Ve lo semplifico. C'è giurisprudenza costante che se io per esempio faccio una perquisizione illegittima e però trovo beni la cui detenzione è reato o che per cui c'è la confisca obbligatoria, quella perquisizione è perfettamente valida anche se sono entrato a casa della persona senza nessuna autorizzazione, al di fuori dei casi eccezionali in cui ci posso entrare. Quindi diciamo che la teoria del frutto dell'albero avvelenato in Italia è purtroppo non particolarmente valida. In caso di intercettazioni però attenzione, se io faccio un'intercettazione al di fuori dei casi previsti dalla legge ed è una delle ipotesi di inutilizzabilità espressamente indicata, allora l'intercettazione è cancellata, anche se le persone dicono chiaramente stanno progettando un reato gravissimo. Se l'intercettazione è illecita, quella è inutilizzabile, punto. Teniamo presente che però la giurisprudenza costantemente dice che l'inutilizzabilità è solo quella che è espressamente sancita tale. Per esempio, c'è tutta la giurisprudenza sulla mancanza o incompletezza dei verbali e dei brogliacci delle intercettazioni. E la Cassazione, salvo una recente eccezione di cui ho parlato poco tempo fa a un corso del CSM, dice sempre no, che il verbale sia fatto male, che per esempio ci sia un interprete straniero il cui nome non viene indicato, è irrilevante perché l'inutilizzabilità non è espressamente comminata per questi casi, è comminata per le altre ipotesi, se non c'è proprio il verbale è inutilizzabile, ma altrimenti no. Altre domande? Per Trojan usati ad esempio da investigatori privati che seguono uno dei coniugi piuttosto che per un uso privato dei Trojan, qual è quando è che queste cose iniziano a diventare illegali o quando queste funzionalità iniziano a essere usate dall'autorità giudiziaria? No, allora gli investigatori privati non li possono usare, punto. È sempre illecito perché ipotesi classiche, infedeltà coniugale dintorni, io piazzo il Trojan sul telefono del mio partner, della mia partner, anche se quel telefono non ha misure di sicurezza, per cui per esempio non ha PIN e quindi è liberamente accessibile, se io gli piazzo un keylogger o un qualunque altro sistema, quello è anche, non sarà accesso abusivo al sistema informatico se non ha misure di protezione, ma sarà violazione della corrispondenza, quindi 616 del codice penale, danneggiamento informatico, trattamento illecito di dati personali, 167 del codice della privacy e così via. Quindi lato privato non ci sono margini di liceità, nel senso che è comunque un'attività illecita. Però il fatto che comunque questa legge, il successivo decreto legislativo consentirà, è la circostanza che continueranno a essere società private che come ausiliari di polizia giudiziaria gestiranno le attività di intercettazione. E si pongono degli enormi problemi perché a questo punto potranno fare solo quello, potranno solo fare le registrazioni, ma se io già che ci sono faccio una perquisizione al device, già che sono dentro, cosa succede? E questo ce lo dirà la giurisprudenza da qui a breve, speriamo. Altre domande? Nient'altro. Va bene, grazie.